Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Hanno già superato le 400 adesioni tra comuni, enti, associazioni, centri sociali provenienti da tutta Italia per la manifestazione contro il rischio trivelle e contro il progetto Ombrina Mare, che si terrà domani a Lanciano dalle 15. I pullman provenienti da 6 regioni del centro-sud delle Marche, dalle Marche alla Calabria, sono ufficialmente 60. La delegazione campana sarà guidata da Don Maurizio Patriciello, il prete anticamorra della Terra dei Fuochi, che concluderà la manifestazione con un suo intervento. Evitare mistificazioni o maldestri tentativi di diffondere notizie che non corrispondono a verità. L'assessore all'ambiente della Regione Abruzzo, Mario Mazzocca, ha spiegato così le ragioni di un invito flash alla stampa, anche per ribadire la ferma volontà della giunta regionale di bloccare il processo di petrolizzazione e di scommettere sullo sviluppo sostenibile rispettoso dell'ambiente. Domani, ha chiarito l'assessore, saremo presenti alla manifestazione No Ombrina, ma stranamente sfilerà con noi, ha aggiunto, anche l'opposizione di centrodestra che in 66 mesi, secondo Mazzocca, non ha scritto una sola parola sulla vicenda. Un dovere aderire a questa iniziativa, soprattutto oggi, soprattutto all'Aquila, il cantiere più grande d'Europa. Sin dalle prime ore di quel tragico 6 aprile 2009, quando la terra ancora tremava e le vittime erano ancora sotto le macerie, oggetto degli appetiti più torvi. Lo ha detto il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, sull'adesione della città a 100 comuni contro le mafie, iniziativa promossa dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Un centinaio di piccole imprese coinvolte con importanti ricadute sull'economia, con l'obiettivo di rendere più leggeri i costi energetici e introdurre l'uso di tecnologie pulite nella gestione aziendale. Tutto ciò in una terra che rivendica da sempre la propria natura verde. È il cuore del progetto messo a punto da CNA Abruzzo per sostenere la competitività delle imprese attraverso interventi di audit ed efficientamento energetico, un programma nato dall'esigenza di ridurre, con l'uso sapiente di tecnologie innovative e fonti rinnovabili, quel consumo medio di energia da parte delle micro e delle piccole imprese, il 95% del sistema produttivo abruzzese, che ammonta al 55% del totale regionale destinato al mondo dell'impresa. Pescara è stata la prima città d'Abruzzo a recepire la normativa risalente al 28 febbraio 1986 in merito all'abbattimento delle barriere architettoniche. Lo ha detto l'assessore alle politiche sociali del comune di Pescara, Giuliano Diodati, che ha aggiunto: un ulteriore passo avanti lungo questo percorso è la messa online delle linee guida alla progettazione senza barriere architettoniche. Un documento indispensabile sia per gli uffici comunali che per imprese e professionisti che operano nell'edilizia. Da questa settimana sono in consegna presso le residenze dei cittadini di Pescara le lettere informative sulla Tari 2015. Quest'anno i pescaresi pagheranno circa il 10% in meno rispetto allo scorso anno, grazie ad una politica di razionalizzazione della spesa che l'amministrazione sostiene di portare avanti. Allegati alla lettera, fa sapere sempre l'amministrazione,
verranno consegnati 5 modelli F24 precompilati in importo e scadenze previsti dal regolamento comunale. Il pagamento della Tari può essere effettuato in 4 rate con queste scadenze: 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre, oppure in un'unica soluzione entro il 16 giugno. Lo sport non va in vacanza, sport e intrattenimento estivo per bambini in età scolare. Questo è il progetto presentato a Pescara, inserito nella valutazione del reddito ISEE della famiglia, affinché la determinazione del costo del servizio tenga conto delle condizioni economiche della famiglia. Gli importi varieranno da 40 euro per un reddito di 10.000 euro fino ad un massimo di 100 euro per un reddito di oltre 23.000 euro. Ci si potrà iscrivere dal 25 maggio al 5 giugno. Seconda riunione per il Comitato Comunale del Turismo a Montesilvano. Ieri abbiamo ascoltato gli operatori, ha detto l'assessore al turismo Cilli. La Confesercenti di Pescara ha puntato l'attenzione sulla necessità di definire un calendario degli eventi estivi coordinato con i comuni dell'area metropolitana. L'associazione Montesilvano nel Cuore ha invece incentrato le sue richieste sul piano regolatore, sollecitando una modifica orientata ad una maggiore distinzione tra centro urbano, periferia e una zona artigianale. L'associazione Alberghiamo ha invece presentato un progetto per la riqualificazione della riserva naturale Santa Filomena, in grado di incentivare il turismo natura di Montesilvano. Prosegue la Peregrinatio Mariae, ovvero sia il pellegrinaggio che la copia della statua della Madonna di Lourdes sta compiendo nella nostra arcidiocesi. Oggi la statua si trova presso la parrocchia pescarese della Beata Vergine Maria del Rosario, dove alle 17 è prevista la recita del Santo Rosario meditato e alle 18.30 la Santa Messa. Domani invece, presso la casa circondariale di San Donato a Pescara, alle 9.45 l'arrivo e sistemazione in cappella, alle 10.30 la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, Arcivescovo di Pescara Penne, alle 15 la recita del Santo Rosario ed il saluto, a seguire la processione verso la cittadella dell'accoglienza Caritas e il momento di preghiera. Alle 18.30 l'arrivo al Cuore Immacolato e alle 19 la Santa Messa, a seguire processione nel quartiere dei Marinai fino alla chiesa di Gesù Maestro. Domenica infine, nella solennità di Pentecoste, presso il santuario pescarese del Cuore Immacolato saranno celebrate le sante messe festive. Alle 16.30 ci sarà la festa del pellegrino nel salone e alle 19 la santa messa di chiusura della peregrinazio. Invece prosegue la novena di Pentecoste, che culminerà domani sera alle 21 nella celebrazione che l'arcivescovo di Pescara Penne, Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, presiederà presso la chiesa dello Spirito Santo a Pescara. Siamo alle previsioni del tempo. Stasera su Pescara e provincia si prevede cielo parzialmente nuvoloso con temperature da 13 a 17 gradi e venti deboli. Domani si prevede pioggia con temperature da 12 a 18 gradi e venti deboli. Il mare è previsto mosso stasera e poco mosso domani. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie per essere stati con noi. A risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.